Ciao Dammis, bentornati sul nostro canale. Oggi, innanzitutto scusate per la pettinatura, spero di riuscire ad andare dal barbiere appena possibile. Oggi siamo qui per la recensione del nostro Huawei P40 Lite. P40 Lite fa parte della gamma top, tra virgolette, di Huawei del 2020. Chiaramente lui non è in fascia top, lui è un telefono in fascia media e ereditato solamente il nome e quel suffisso Lite, che sostanzialmente lo distingue dai suoi fratelli maggiori. Abbiamo scelto di fare la recensione di questo terminale perché volevamo capire come funzionano i telefoni Huawei, quelli usciti dopo il cosiddetto ban di Trump a Huawei, ha vietato, come sapete, alle aziende americane di collaborare con Huawei, quindi sostanzialmente lui non ha i servizi Google, detto proprio sinteticamente. È proposto a un prezzo di listino di 299 euro con spesso in bundle alcuni regali. Noi l'abbiamo acquistato su Amazon con il regalo da Huawei, le FreeBuds 3, che sono le nuove cuffiette top di Huawei, dal valore di circa 130-140 euro. In più Amazon ci ha anche regalato un piccolo speaker Bluetooth del valore di circa 20 euro, sempre Huawei. Adesso mi pare che, non so se c'è ancora l'offerta su Amazon con anche lo speaker Bluetooth, però so che Huawei al posto delle FreeBuds 3 regala la Huawei Band 4, nuovo insomma, band da polso smart di Huawei. Andiamo subito a vedere com'è andato dopo la sigla. Ok ragazzi, eccoci qui col nostro Huawei P40 Lite. Cominciamo subito a parlare di diciamo cosa ho trovato in confezione e insomma i prezzi. Allora, come abbiamo visto nell'unboxing, lui in confezione vi propone caricabatterie che ricarica ben 40 watt con il cavetto relativo Type-C, le cuffiette non in ear cablate e sostanzialmente la spilletta per togliere il carrellino e basta. Lui è venduto, che noi sappiamo, si trova sostanzialmente nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Costa sui 270-290 euro. Adesso è un'offerta sempre 299 con tutti i bundle, eccetera, eccetera. Si può trovare credo anche a 250 euro su eBay più o meno. Ha una pellicola preapplicata, come vedete, vediamo se riesco a farvela vedere. Comunque c'è una pellicola preapplicata da Huawei, quindi questa è veramente una buona cosa. Lui si ricarica circa 55 minuti da 0-100% e dopo mezz'ora però è già al 70%, perché è vero che monta una 4200 o qualcosa, mi pare, un 4300 mAh, però ha un caricabatterie da ben 40 watt, che è veramente tantissimo, ricarica il 70% in mezz'ora. Purtroppo non ha la ricarica wireless. Per quanto riguarda le dimensioni, lui è un 159 mm di lunghezza, 76 mm di larghezza, quindi abbastanza impegnativo, per uno spessore di 8,7 mm e un peso di 183 grammi, il che lo rende tutto insieme, insomma, a noi non è piaciuta l'ergonomia e nemmeno il design, a dire la verità. Anche senza la cover, perché non ha la cover, in mano è abbastanza ingombrante. Più che altro forse la larghezza da 76 mm, che sono veramente, veramente no, non pochi, ecco. A livello di design non eccelle, ha questo quadratone qua dietro che non impatta molto, però comunque è bombato ai lati, le cornici ci sono abbastanza, c'è questo foro nel display che è abbastanza grande, un mento sotto che è abbastanza pronunciato, insomma, diciamo che non eccelle nemmeno lato design secondo noi. A livello di materiali è tutta plastica, nel senso che c'è policarbonato sia sulla back cover sia sul frame tutto laterale, è tutto policarbonato. E il davanti ovviamente è in vetro. Il grip è buono, non scivola direi, la qualità costruttiva non è male, diciamo che per un telefono da 250 euro insomma, è di buon livello. Non sappiamo purtroppo che tipo di Gorilla Glass abbia, non sappiamo nemmeno se sia Gorilla Glass, non c'è scritto sul sito del produttore di Huawei, non c'è scritto nulla. Per quanto riguarda i bordi, sono abbastanza ben ottimizzati, vediamo se riesco ad aprirvi una, non so, una
Anche qui non abbiamo le nostre solite applicazioni. Andiamo da qua. Vedete che i bordi sono, insomma, lateralmente sono abbastanza ben ottimizzati, sotto c'è un mento un po' più spesso, sopra il mento un po' inferiore, un po' più piccolino, e c'è il nostro foro del display che ci evita di avere il notch. Lui può ospitare un carrellino con due SIM, oppure una SIM più una micro SD, ma la micro SD non è quella normale, ma è una di quelle micro SIM o nano SIM espansione di memoria proprietaria Huawei. Quindi, se volete espandere la memoria, dovete utilizzare una di queste nano SIM acquistabili. Non so bene dove, forse sullo store Huawei la trovate. Io non, insomma, non so, francamente, non ci ho nemmeno guardato. Sul profilo destro troviamo il bilanciere del volume. Eccolo qua, e il tasto accensione e spegnimento che integra anche il sensore di impronte digitali incavato, si trova subito facilmente, è fatto molto bene. Il profilo sinistro c'è solamente il carrellino, lo slot per le SIM. Il profilo superiore abbiamo il secondo microfono per i rumori ambientali e sotto abbiamo il jack da 3,5 mm, la porta di ricarica USB Type-C, il primo microfono e lo speaker di sistema che è mono. Davanti abbiamo il foro che ospita la camera selfie da 16 megapixel, il sensore di luminosità e prossimità, la capsula auricolare, e sul retro abbiamo il nostro comparto fotografico con il flash LED, l'NFC, il comparto fotografico che è quadruplo con una principale da 48 megapixel, una ultra wide da 8 megapixel e due fotocamere companion da 2 megapixel ciascuna, una per l'effetto bokeh e l'altra per la super macro che funziona solo a 4 cm di distanza. E basta, direi che per quanto riguarda diciamo le dimensioni del design è tutto. Anzi, no, ultima cosa: non c'è il LED di notifica, non c'è l'Vision Display. Le colorazioni sono verde, nero oppure questo rosa, che secondo noi è più bello e abbiamo scelto per quello. Le fotocamere sono sporgenti, un po' sporgenti, non tantissimo, neanche poco. Diciamo che però poi senza cover il telefono balla un po'. Neanche tantissimo, quindi volendo potete anche tenerla senza cover. Capitolo successivo. Ok, ragazzi, eccoci qui a parlare di hardware, prestazioni e autonomia. Allora, per quanto riguarda le specifiche hardware, lui monta il nuovo Kirin 810 a 7 nanometri, erede del mitico Kirin 710, con il quale hanno fatto una vagonata di telefoni, stanno ancora continuando a mandare fuori perché loro, i 710, hanno ancora i servizi di Google. C'è scritto sul sito Huawei che la CPU è limitata di fabbrica. Ecco, io questa cosa non l'ho capita, francamente, la riporto perché mi è capitato di leggerla sul sito, non so cosa voglia dire, le prestazioni sono ottime, però non so cosa. Boh, vabbè, c'è già successo con un Honor Play, una roba del genere, quindi non indaghiamo. Scheda video Mali-G52, modem dovrebbe essere un Cat12 in download, quindi 600 megabit per secondo in download e 150 in upload, quindi Cat13. 6 giga di memoria RAM DDR4, 128 giga di memoria interna UFS 2.1 espandibile. Come vedete dalla nostra configurazione, noi abbiamo, come al solito, abbiamo installato tutte le nostre applicazioni che sono meno di quelle del solito. Comunque, con 13, quasi 14 giga di media abbiamo ancora 80 giga, quindi sono circa una 3, come i soliti 32 giga più o meno di roba occupata di default tra sistema operativo più applicazioni e tutto il resto libero per l'utente, quindi sono fatte 128-32. La differenza è lo spazio che avete più o meno libero all'avvio, cioè all'avvio dopo aver installato anche tutte le applicazioni, quindi per le vostre, i vostri media. Le prestazioni vi dico subito che sono ottime, non c'è, ci sono lag di sorta, il telefono non scalda mai, neanche sotto stress, al massimo si intiepidisce, ma non scalda assolutamente. Il multitasking è molto buono, l'unica roba è che come al solito Huawei tende a, come dire, a killare le applicazioni. Infatti noi adesso qui ci sono solamente 4 applicazioni attive, in realtà ne abbiamo molte di più. È molto che non spegniamo il telefono, quindi Huawei le ha bellamente le Motion UI le ha killate anche per preservare sia la RAM, sia l'autonomia, sia le prestazioni. Comunque è questo. Per quanto riguarda i benchmark, abbiamo 900 megabyte al secondo di lettura sequenziale della memoria, che sono UFS 2.1, quindi sono ottime memorie 2.1 in linea con le prestazioni più elevate che si possono riscontrare per questo tipo di memorie.
e a livello, abbiamo fatto anche il test di AnTuTu, abbiamo trovato 300 e passa 1000 punti, che è un ottimo risultato, un risultato da medio gamma andante. Le prestazioni comunque prescindere dal risultato dei benchmark, noi tutti questi benchmark ve li lasciamo anche da scaricare, ma sono veramente ottime, non abbiamo trovato nessuna difficoltà nel fare qualsiasi task, anche quelli più pesanti. Vediamo subito come funzionano i giochi, vediamo subito il tempo d'avvio di Call of Duty, questo funziona, dovrebbe, vediamo un po'. Ecco, lasciamo perdere perché deve fare tutto l'aggiornamento della sesta stagione, comunque vi dico che Call of Duty gira bene e non c'è nessun problema e carica anche abbastanza velocemente, nonostante non sia un processore top di gamma, perché sennò dovremmo stare a scaricare tutta la patch che sono, mi pare, un giga e passa, un giga e mezzo, ci metteremmo una vita. Comunque gira molto bene, gira tutto bene e veramente non sembra neanche di avere un medio gamma, a dire la verità. Per quanto riguarda l'autonomia, qui ragazzi siamo veramente a livelli eccezionali, lui monta da 4200 mAh, l'autonomia è veramente eccezionale, vi faccio vedere qualche schermata di quanto abbiamo fatto, qui abbiamo fatto 9 ore di schermo attivo, questo è tutto, ovviamente tutto in wifi, però in 2 giorni, poi siamo riusciti a fare 8 ore 40, anche qui molto wifi, però anche 4G, sempre su 2 giorni, quindi addirittura forse 3 giorni. E qui abbiamo fatto tutto, vedete tutto, non c'è wifi, quindi è tutto 4G in 2 giorni e 15 ore, quindi di fatto praticamente 3 giornate sostanzialmente, oppure 2 giorni con 3 notti, 7 ore di display. Quindi questo è veramente un utilizzo molto intenso e è riuscito a reggere 2 giornate intere, mi pare di ricordare, con 3 notti in mezzo. Con un 2% residuo, 7 ore di display, quindi ragazzi è uno dei telefoni con l'autonomia migliore che ci sia capitato di recensire nell'ultimo anno e non c'è nulla da dire, è sicuramente probabilmente il principale pregio del terminale. Per quanto riguarda questo capitolo è tutto e possiamo passare alla parte successiva. Allora ragazzi, eccoci a parlare di display e audio. Allora lui, purtroppo non abbiamo la solita applicazione perché su di lui non va, non c'è. Non possiamo usarla, però vi possiamo raccontare le specifiche tecniche. Lui ha un display LCD IPS da 6,4 pollici di diagonale con il foro nel display, quindi non ha il notch. La risoluzione è Full HD, quindi 1080p x 2310, il rapporto di forma 20,5 noni, quindi siamo a un passo dai 21 noni. 398 ppi di densità di pixel e risoluzione schermo intelligente, che è una caratteristica di questo telefono, forse anche di altri Huawei, che cambia la risoluzione, la abbassa e la alza a seconda di quello che capisce che voi state usando, forse anche uno dei motivi per cui ha questa autonomia così eccezionale. Vi faccio vedere nelle impostazioni se lo trovo, display e luminosità. Allora, vedete, risoluzione schermo, c'è la risoluzione intelligente, cioè riduce automaticamente la risoluzione dello schermo per consentire un risparmio energetico. Praticamente non vi accorgete di nulla, fa tutto lui e vi consente di risparmiare batteria magari quando capisce che non vi serve avere Full HD, vi scala indietro e vi risparmia energia. Il refresh rate è solamente a 60 Hz, come ovvio che sia, che è una prerogativa dei telefoni top di gamma, anche se non di tutti, ce ne sono alcuni di fascia addirittura bassa con display 90 Hz, come lui è a 60 Hz. I colori sono buoni, ovviamente gli angoli di visione non sono perfetti come quelli di un AMOLED, i neri non sono perfetti, anzi abbastanza grigino come quelli di un AMOLED, però si difende abbastanza bene, la luminosità non ci ha dato problemi. La polarizzazione l'abbiamo provata, ma abbiamo cercato un po' su internet e non si dovrebbero avere problemi. E niente, vi faccio vedere il nostro classico video 4K HDR dal sito YouTube per farvi vedere come gira, come si vede, insomma. Si vede abbastanza bene, non è HDR, non è OLED, però diciamo che è un discreto display. Purtroppo, non essendoci servizi Google, ragazzi, qui siamo obbligati ad andare per molti diciamo applicazioni in definizione standard. Non su YouTube, qui sta girando in Full HD,
E niente, parliamo intanto di audio, già che ci siamo. Allora, l'audio è discreto, di buona, insomma, il volume è abbastanza alto dall'unica capsula, dallo speaker che c'è sotto, perché il suono non è stereo, chiaramente. È tutto discreto, diciamo, abbiamo provato un po' tutte le situazioni, ha una discreta qualità di chiamata in capsula, così come il volume, una discreta qualità di chiamata in voce, così come il volume, un discreto audio in cuffia e un discreto audio multimediale dello speaker. Quindi non abbiamo nessuna criticità da fargli, nessuna critica da fargli. Non si possono registrare telefonate perché, come sapete, non si può fare a meno che non integri il produttore, un dial di sistema che consenta la registrazione delle chiamate. E i controlli del volume sono da qui: vedete che premendo il bilanciere si apre la schermata. Qui potete addirittura scegliere direttamente se suono, vibrazione o silenzioso. E poi avete due opzioni subito qui, non ho fatto in tempo. Oppure potete andare direttamente alle impostazioni dove ci sono proprio tutti i controlli, quelli più approfonditi. Quindi display abbastanza bene, diciamo da 6,5-7, audio anche 6,5-7, nessuna criticità, e quindi possiamo subito passare alla parte successiva. Ok ragazzi, qui parliamo di parte fotografica. Allora, la parte fotografica diciamo che ci ha abbastanza sorpreso, ma partiamo dall'hardware. Allora, lui ha quattro camere posteriori e una fotocamera anteriore. Le quattro fotocamere posteriori sono una principale da 48 megapixel, il sensore è molto probabilmente il solito IMX586 che scatta in pixel binning foto da 12 megapixel. Le dimensioni sono mezzo pollice, 0,8 micron ogni pixel, 26 mm equivalente e un'apertura f/1.8 con dual autofocus a rilevamento di fase. La fotocamera grandangolare ha 8 megapixel, sensore da 1x260 pollici, non sappiamo di quanti micron sono i pixel, è un 13 mm equivalente, f/2.4 di apertura e messa a fuoco fissa. Poi ci sono due fotocamere companion da 2 megapixel ciascuno, la prima è una macro a fuoco fisso che funziona solo a 4 cm di distanza per gli scatti ravvicinati. Da un quinto di pollice, 1,75 micro i pixel, 27 mm equivalente, più o meno come la principale, apertura f/2.4. L'ultima invece è una camera companion per l'effetto bokeh da 2 megapixel, apertura f/2.4. Frontalmente invece qui nel buco, nel punch hole del display, abbiamo una 16 megapixel di dimensioni sensore 1x3.1 pollici, 1 micron di dimensione di pixel, 26 mm equivalente, apertura f/2.0 e anche qui messa a fuoco fissa. Allora, altre caratteristiche principali, non c'è nessun tipo di stabilizzazione, parrebbe, né ottica né elettronica. Lui gira i video solamente purtroppo a 1080p a 30 fps, sia con la posteriore che con l'anteriore, quindi non registra in nessun caso 60 fps, né tantomeno in 4K. Questo è un difetto perché secondo noi questo processore supporta anche formati, non l'abbiamo verificato, ma sicuramente supporta anche formati video, quantomeno 1080p a 60 fps lo supporta tranquillamente. Forse però col 60 fps senza stabilizzazione magari avremmo avuto una qualità troppo scadente, comunque è così. Allora andiamo a vedere l'applicazione fotocamera, cosa ci propone. Troviamo nella parte superiore il lettore di codici QR, l'attivazione o meno dell'intelligenza artificiale, il flash, i vari effetti grafici, i filtri e le impostazioni che non sono molto, diciamo, non offrono molte opzioni. Possiamo scegliere la risoluzione fra i 12 megapixel oppure anche 48 megapixel senza intelligenza oppure 48 con intelligenza artificiale. Vi consigliamo di cattare 48 megapixel solamente quando c'è molta luce perché sennò insomma, non scatta benissimo. Potete scegliere di mettere la filigrana o taggare la posizione, attivare la griglia e poche altre opzioni. Vedete che potete attivare il tracking dell'oggetto, quindi seguire l'oggetto in movimento in maniera che mantenga il fuoco su di lui.
acquisire le foto quando riconosce che c'è un sorriso, oppure premere, insomma, scattare una foto quando a schermo bloccato potete scattare una foto o aprire la fotocamera premendo il pulsante del volume. Basta, le impostazioni sono finite qua, e sotto abbiamo la parte, insomma, la parte di interfaccia con il collegamento diretto alla galleria, il pulsante di scatto, il pulsante per girare sulla frontale e le modalità di scatto. Abbiamo allora una lenti di realtà aumentata, che sono i soliti effetti da applicare alle facce. Vediamo se riesco a farmene fare uno. Ecco qua, eccomi qua, vedete, con le orecchie, bella roba. Poi abbiamo la modalità notturna, che funziona molto bene, ve lo diciamo subito. La modalità, che non è una vera e propria modalità notturna, poi ve lo spiego. La modalità ritratto con l'effetto bokeh, le foto normali, i video. Quindi i video, qua le impostazioni vedete che sono molto poche, sono le stesse di prima sostanzialmente. E qua vedete che appunto la risoluzione è solamente 1080p a 30fps. E poi abbiamo tutte le altre modalità di utilizzo che sono qui in alto, non si possono spostare di sotto, quindi dovete per forza andare in altro e poi selezionare quella che volete. Troviamo una modalità panorama, una modalità HDR, la super macro per fare le foto con la camera dedicata, immagine in movimento praticamente registra un breve movimento prima di scattare la foto, apertura non siamo riusciti a capire cosa faccia, modalità pro che è molto buona, nel senso che permette di impostare tutto, persino il tempo di scatto, fino a 30 secondi come potete vedere, quindi molto bene. Abbiamo uno slow motion, un light painting che serve per catturare le scie di luce, come vedete, magari tenendo il telefono su un cavalletto e poi effettuare uno di questi effetti che sono indicati qui, un time lapse e poi scansione dei documenti e inserimento di adesivi sulle fotografie. Questo è quanto ci offre la nostra fotocamera. Facciamo solo una prova sull'autofocus. Questo qui è il nostro speaker che ci ha regalato Amazon con l'arrivo del telefono. Vediamo subito la velocità di messa a fuoco. Beh, direi che è abbastanza veloce, non è fulminea come magari altri telefoni, però è molto veloce, non c'è nessun tipo di problema da questo punto di vista. Ma come scatta le foto? Andiamo a vedere. Allora, vi parlo subito dei punti forti. Allora, lui scatta bene praticamente in tutte le situazioni, anche di notte, perché vi faccio subito vedere alcune foto notturne scattate. Vedete che lui non ha una modalità notturna e non ha neanche, ha una maniera strana, lui praticamente vi dice di tenere fermo il telefono, penso che scatti molte foto in sequenza con esposizioni diverse e poi le ricombina a livello software per creare quella definitiva, e devo dire che il risultato è molto molto soddisfacente, perché questa è una foto scattata praticamente di notte al buio, c'era buio pesto, e guardate cosa ha tirato fuori, cioè il rumore è contenuto, i dettagli ci sono ancora tutti. Insomma, è una buona foto per un telefono da 250 euro. Qui è venuto anche qui un'ottima foto, purtroppo è venuto solamente sfocato questo tubo, perché scattando molte foto sovrapponendole è venuto sfocato, ma comunque la foto è molto buona. Questa è la foto a questo scorcio di strada senza modalità notturna, che già così è più che accettabile, e questa è quella con la modalità notturna, quindi c'è un po' di micromosso, perché comunque può capitare che magari in questo caso ho dovuto stare 6 secondi fermo col telefono, può capitare che se non tenete proprio ferma la mano qualche micromosso si crei, però non, cioè, la foto è veramente buona. Per quanto riguarda invece le foto a mezza luce, qui chiaramente quando, se voi forzate la funzionalità di prima, cioè di tenere fermo il telefono per lungo tempo, vengono fuori delle foto molto soddisfacenti. Invece se scattate magari con la modalità normale, quando scende la luce le foto diminuiscono di qualità, però si mantengono comunque sul livello accettabile, non con la grandangolare, chiaramente quando avete poca luce con la grandangolare le foto vengono fuori abbastanza scadenti, però con sensore principale le foto sono più che soddisfacenti in tutte le condizioni di luce, anche chiaramente quando parliamo di foto di giorno. Di giorno pecca particolarmente invece la camera frontale, sia sul lato foto sia sul lato video, perché tende a bruciare molto le alte luci. Guardate qui, sembra che io abbia tutti i capelli bianchi, in realtà sono molto meno brizzolati di così, e anche lo sfondo dietro un po' tutto bruciacchiato, tende un po' a sovraesporre tutto quanto. Anche sulla frontale
cioè sulla posteriore, tende un po' a bruciare le alte luci. C'è una modalità HDR, ma è manuale, non viene attivato automaticamente, quindi dovreste andare nell'opzione, attivare la modalità HDR, scattare con l'HDR. È un procedimento un po' macchinoso. Vi faccio una breve carrellata di fotografie nelle varie condizioni di luce. Qui siamo, qui eravamo verso le 6, qui siamo verso mezzogiorno, con tutte le camere, ecco. Vedete qui quanto bruci lo sfondo, cioè qui addirittura i miei capelli si illuminano di immenso ancora un po'. E faccio vedere anche un paio di foto in interno dove se la cava molto bene nell'effetto bokeh. Guardate qui che bello questo sfocato, ha scontornato alla perfezione anche i capelli qui nell'angolo, vedete come li ha scontornati bene. È veramente una foto venuta bene all'interno con l'effetto bokeh. In generale, comunque, gli effetti, i ritratti vengono molto bene su questo telefono. Anche le foto in interno sono discretamente venute bene, non ci sono criticità. Il dettaglio rimane, chiaramente non sono foto a top di gamma, però sono veramente al di sopra della media della fascia di prezzo, senza dubbio. Ve ne faccio vedere un po' all'interno nelle varie modalità. Comunque tutte queste foto vi ricordo che ve le lasciamo scaricabili dal link in descrizione. Qualche foto un po' più impegnativa, scattata qui al cancello qui fuori, comunque è venuta bene. Questa è la normale, questa qui è la grandangolare, e questa qui è sempre un'altra normale. Insomma, foto anche abbastanza un po' complicate da gestire per il telefono. Questa è una grandangolare venuta molto bene, questa è uno zoom 2x venuto bene, questa è l'originale, anche questa è venuta molto bene. Questa è una super macro però di sera non rende molto. Questa invece è la super macro scattata qui, sempre all'interno al nostro ranocchietto. E vedete che comunque, insomma, se riuscite a prendere il fuoco giusto, a distanza giusta, potete fare degli scatti veramente molto, molto interessanti. Una nota, devo dire che la camera grandangolare rispetto a quella principale sbarella abbastanza i colori, nel senso che i colori delle foto scattate con la principale sono abbastanza fedeli, sono, diciamo, naturali. Brillante, ma non troppo, mentre invece quelli della grandangolare, ve li faccio vedere la differenza, sono veramente troppo sbiaditi. Questi qui sono, questa è una foto scattata all'interno con la camera principale, questa invece è quella grandangolare. Guardate quanto sono più sbiaditi i colori, che non sono assolutamente così, ma sono molto più simili a quelli scattati dalla fotocamera principale. Per quanto riguarda i video, invece, ragazzi, non ci siamo molto, nel senso che questo è un video in movimento girato con la camera posteriore. E vedete quanto sia poco stabilizzato. Non c'è nessun tipo di stabilizzazione. Se guardate questo video al computer è ancora peggio, è quasi inutilizzabile. Questo invece è girato con la frontale. Qui abbiamo un po' più di dettaglio, sembra qualitativamente un po' migliore e anche forse leggermente meglio stabilizzato, anche se però sulla frontale ce lo possiamo anche aspettare, ecco, che sia poco stabilizzato. Questo è, direi, un discreto video. Purtroppo non ci sono altre modalità, possiamo passare direttamente ai video girati di sera. Ci sono anche video girati da fermi, non in movimento, se volete capire anche la qualità potete scaricare quelli che volete. Faccio vedere un video selfie girato di sera. Siamo andati a buttare via il vetro. 40p, camera frontale, anche La qualità camera. scende molto, il video è ancora utilizzabile. Paradossalmente non è meno stabilizzato rispetto a quelli girati di giorno, Anzi, è uguale, anche perché non c'è stabilizzazione, quindi è anche normale che siano molto simili. Vi faccio vedere anche quelli con la posteriore. Questa è una foto selfie. Con registrazione video YP40 Lite Anche qua vedete come 0.P 30 fps, sia sempre nella quasi, medesima non dico più stabilizzato risoluzione così, ma insomma sostanzialmente è 40 fps come più o meno possibile. come quello di giorno. Forse questo telefono vengono meglio, ecco il passaggio della grandangolare, forse vengono meglio le Si foto e i video passa di notte allo piuttosto che di giorno. Flow Wipe. Un po' un paradosso. E poi anche il video insomma, da fermi. Qui è tardi, qui saranno le 8 e passa di sera, la luce è veramente bassa. Questa
E per concludere vi faccio vedere lo stesso video però di giorno in condizioni buone, eccola qua. Qualche piccolo problema di messa a fuoco. Però da fermi ci sta, ecco. Non è mai stato il punto forte di Huawei la registrazione video, qui si conferma, diciamo che però poteva andare anche molto peggio, ecco. Tutte queste foto ve le lasciamo da scaricare, se volete vederle in dimensione originale sullo schermo del PC, che sicuramente potete farmi un'idea migliore di come scattare fotografie piuttosto che dal telefono, e direi che non c'è altro da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, possiamo passare alla parte successiva. Ok ragazzi, parliamo ora di connettività e altre caratteristiche hardware. Allora, a livello di connettività, lui, come vi dicevo, ha un modem Cat 12 che scarica 600 megabit per secondo e carica 150 megabit per secondo. Vi faccio vedere qualche benchmark, se li trovo, di velocità di download, però non mi ricordo se no, forse non funzionava l'applicazione. Infatti non funzionava l'applicazione, poi vi spiego per quale motivo non girano le applicazioni. Comunque, allora, la ricezione è molto buona, lui aggrega le bande e non ha 5G chiaramente, però la banda 20 ha due SIM oppure una SIM più micro SD proprietaria Huawei, quindi non funzioneranno le vostre classiche schede di memoria di espansione micro SD, dovete comprare quella Huawei. Tutte le SIM vanno in 4G, non siamo riusciti a capire se ha il VoLTE o non ce l'ha, non lo sappiamo, però ha il Wi-Fi Dual Band, ha BGNAC, quindi fino a Wi-Fi 5. La ricezione è veramente eccezionale, ragazzi. Questo è un telefono che, come da tradizione Huawei, non tradisce e difficilmente rimarrete senza segnale, se il segnale c'è. Secondo noi è ai livelli dei migliori top di gamma, a livello di ricezione, veramente super 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 promosso. Lui ha il GPS che funziona molto bene, ha un Bluetooth 5.0 e non sappiamo quali siano i valori SAR, anche se non riteniamo che abbiano tutta questa importanza, ecco. Per quanto riguarda altre caratteristiche, lui ha l'NFC, ma non lo potrete utilizzare perché non ha i servizi Google, non ha i WiFi L1, come potete vedere da questo screenshot qui, vedete che ha i security level L3. Questo significa che voi non potrete vedere i contenuti in HD sui vari servizi di streaming, che comunque normalmente non vanno perché Netflix non c'è, TeamVision non c'è, Infinity non c'è, insomma, vabbè. Comunque non potete vedere in alta definizione. I sensori funzionano bene, luminosità e prossimità. Manca sensore di infrarossi, manca la radio FM, che però sono difetti di poco conto ormai. Ha accelerometro, bussola e sensore di prossimità, gli manca il giroscopio. E niente, come sblocchi, lui sblocca molto bene perché ha sia il sensore laterale che non dovete cliccare per sbloccarlo, ma basta sfiorare col dito e lui sblocca istantaneamente. Guardate quanto è veloce, guardate, tac, l'ho appena sfiorato e subito si è sbloccato. Provo a premerlo con un pulsante, un dito non registrato per farvi vedere la velocità, ecco, ve l'ho già fatta vedere senza volerlo, di sblocco col volto. Allora spengo e riaccendo. Vedete, l'ha sbloccato, il lucchetto si è girato, spengo e riaccendo. È veloce anche col volto, ma è talmente rapido lo sblocco con l'impronta che userete sicuramente sempre, sempre solo quello. Non posso farvi vedere nient'altro perché le nostre classiche schermate di benchmark non abbiamo potuto farle perché le applicazioni non vanno su questo telefono qui, e quindi possiamo direttamente passare alla parte più scabrosa, il software. Ok ragazzi, siamo qui al software, qui è un bagno di sangue. Allora, sostanzialmente questa parte è la pietra tombale su questo telefono e secondo noi su anche tutti gli altri telefoni Huawei senza servizi Google. A maggior ragione gli altri, questo costa poco, ma gli altri costano 1000 euro. Allora, lui ha a bordo una
interfaccia utente Emotion UI 10.0.1 con il patch di febbraio 2020. A livello di aggiornamenti è impossibile fare una previsione perché non sappiamo le patch di sicurezza se, quando, come verranno aggiornate a causa di questo ban di Google. Magari non cambierà niente, magari sì. Non sappiamo se riceverà le successive versioni di Android, forse sì, forse no. E niente, il telefono, che abbiamo un attimo discorso, non ha il doppio tap né per spegnere né per riaccendere. Però c'è un pulsantino che potete mettere qui in un widget che potete mettere sulla pagina che vi blocca il telefono, una chicca. Purtroppo ha un feedback della vibrazione terrificante, fra i più brutti mai registrati, quindi abbiamo bellamente tolto la vibrazione al massimo, potete metterla, regolarla proprio poco in maniera tale che vi fa sentire appena appena il zzz, però non di più, perché sennò veramente vi fa venire il nervoso. Purtroppo c'è la Swift Key preinstallata, ma non potete, se voi avete già un account di Swift Key con le vostre impostazioni, le vostre parole, tutte le vostre statistiche eccetera, qui non potete accederci perché dovete accedere con l'account di Google e qui non funziona. È tutto così, ragazzi, qui è un po' tutta un'incognita. C'è il drawer, ovviamente potete impostarlo dalle impostazioni, normalmente non c'è, ma potete decidere di avere il drawer. Purtroppo non c'è lo swipe in basso per abbassare la tendina delle notifiche, dovete per forza farlo da qui. Se voi lo fate da qualsiasi altra posizione vi apre la ricerca delle applicazioni. Non ci voleva niente anche implementarlo magari qui sul pulsante, sul sensore di impronte, niente da fare. Questa è ancora una roba scomodissima, ogni volta siamo costretti ad andarla in cima per far abbassare la tendina delle notifiche. Notifiche che hanno dei problemi perché non c'è low vision display, non c'è la di notifica, la vibrazione è debole delle notifiche e a me ne arrivano poche, quindi spesso mi è capitato di perdere la notifica per la combo di queste tre condizioni, cioè niente LED, niente low vision display e vibrazione debole quando arriva qualcosa. Quindi anche questo è un grave difetto del software, speriamo che possano migliorare in futuro. E adesso però parliamo dell'elefante nella stanza, cioè di servizi Google. Vi faccio vedere una piccola schermata di applicazioni che non funzionano. Questa è la SwiftKey, YouTube Studio. Qui fa vedere che l'applicazione di BancoPosta non c'è e mi arriverà un messaggio quando arriverà. BancoPosta, vedete, l'ho scaricata da uno store alternativo ma non funziona. Taxi Click Easy, Train It, Move It, Display Tester, questa è un'altra applicazione che non so qual è, Infinity, WWE, Darkness Rises, poi siamo riusciti a farlo funzionare in una mia alternativa, questa è WeTransfer, My Team, Immobiliare.it, Casa Idealista, Casa, insomma, una fucilata di applicazioni che ci sono non funzionano. Allora, in cosa consiste questo problema? Allora, praticamente voi non avete i servizi Google, quindi tutte le applicazioni di Google non ce l'avete e non funzioneranno. Voi potete copiare tutte le applicazioni dal vecchio telefono al nuovo telefono con l'applicazione di clonazione che c'è preinstallata, c'è una procedura guidata fatta molto bene che vi trasferisce tutte le applicazioni dal vecchio al nuovo telefono, e questo è anche l'unico modo, alcune applicazioni potete trasferirle solo così perché sennò non le troverete da nessuna parte. Una volta che vi ha spostato tutte le applicazioni, vedrete che alcune non ve le avrà trasferite perché proprio non ci sono più qui. E quindi, non avendo il Play Store, siete obbligati a recuperare le applicazioni da store alternativi. Il primo store alternativo è l'App Gallery di Huawei. Però qui si aggiungono ogni giorno applicazioni nuove, però di quelle che usiamo noi praticamente non ce n'era sostanzialmente nessuna. Quindi se non trovate le applicazioni qui, potreste andare sullo store di Amazon, l'Amazon App Store, dove noi abbiamo scaricato, mi pare, Facebook, Instagram e questo tipo di queste applicazioni qua, oppure su TrovApp, che è un motore di ricerca per applicazioni. Con TrovApp, una volta che trovate l'applicazione che volete, vi fa installare APK Pure, e da APK Pure potete scaricare queste applicazioni e installarle come APK, quindi non ve le installerà direttamente, vi scaricherà l'eseguibile, l'exe del computer, e poi voi dovrete andare a trovare, farlo partire e vi installerà l'applicazione.
Attenzione però, perché non tutte le applicazioni che avete trovato poi funzioneranno. Ad esempio Infinity, qui sul, mi pare che qui nell'App Gallery ci sia Infinity, vedete? C'è l'applicazione Infinity, però non va. Nel senso che senza la Google Play Services l'applicazione non funziona lo stesso. È un po' un terno al lotto. Ci sono anche altre soluzioni, ad esempio YouTube non c'è, non va, non funziona. Dovete andare su sul browser, non Chrome perché non c'è, magari ad esempio, che ne so, Edge oppure il browser preinstallato, andare su YouTube, sul sito, salvare l'icona sulla schermata home e farlo partire, ma navigherete da sito, che non è esattamente come avere l'applicazione. Questo vale per tantissime altre applicazioni che funzionano solamente andando sul sito relativo e usando l'applicazione come se fosse un sito web, quindi non ottimizzato per i telefoni, con tutte le problematiche del caso. Insomma ragazzi, se volete, siete interessati, fatemi sapere, io posso farvi un video con una guida, anche se ce ne sono già online, dove vi spiego cosa funziona, cosa non funziona. Un'altra cosa che non funziona sono le app bancarie, cioè magari le app bancarie funzionano, però i pagamenti con l'NFC non potete effettuarli perché non vi prenderà mai il pagamento senza i servizi di sicurezza di Google, quindi è come se aveste un telefono, se siete abituati a pagare col telefono, con questo non potete più farlo. E qui non c'è niente da fare. Magari fra 6 mesi questo ban finirà e con un aggiornamento software tutto ricomincerà a funzionare, però è un terno all'otto, non si sa. È tutto un po' un'incognita che ci fa ci porta a sconsigliarvi l'acquisto. Vi anticipo già le conclusioni perché sono troppi compromessi. Voi magari se volete avere un secondo telefono, un telefono da smanetto per smanettarci sopra, oppure non so, usate, oppure se vi capita di usare solamente proprio quelle applicazioni che ci sono, allora sì, però ecco, ci sono talmente tanti telefoni che noi facciamo fatica a consigliarvi questo telefono con questa limitazione, ecco, anche in casa Huawei, poi ve lo diciamo in fase di conclusioni. E poi niente ragazzi, direi che è tutto qui. Poi le Motion UI a livello software ha le solite funzioni, è fatta anche abbastanza bene, è un po' macchinosa in certi aspetti, però sostanzialmente le funzioni che servono le ha tutte, quindi c'è la gestione digitale a livello di sicurezza, privacy, gestione di diagnostica di sistema, quindi memoria, batteria, gestione delle notifiche, quali volete che vi arrivino, quali no, quali applicazioni usano batteria in background, quali no, anche se poi in un certo momento fa un po' tutti in autonomia, vi chiudo su tutto, però vabbè, questo è un difetto della Motion UI, lo sappiamo già, però comunque il software è sempre il solito, con i suoi pregi e i suoi difetti, con in più l'aggiunta di questa batosta dei servizi Google che non ci sono, che è veramente una cosa molto 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 limitante. Fatemi sapere se vi interessa avere una guida su come, diciamo, cercare di mettere una toppa alla maggior parte delle problematiche relative all'assenza dei servizi di Google. E niente, possiamo passare direttamente, direi, alle conclusioni. Ok ragazzi, eccoci qui dopo il pippone a parlare di recensioni e trarre un po' a parlare di conclusioni per quanto riguarda il nostro Huawei P40 Lite. Allora, cosa dire? Partiamo dalle cose buone. Allora, le cose buone sono sicuramente in primis l'autonomia. Lui è veramente un'autonomia eccezionale, è fra i telefoni con l'autonomia migliore che abbiamo provato da quando proviamo telefoni. C'è anche da dire che questo è dato dal fatto sia del processore, del Kirin 810, che è veramente un ottimo processore, garantisce buone prestazioni e consuma poco. E anche il software Huawei è abbastanza aggressivo con le applicazioni che girano in background, quindi praticamente sempre tende a chiuderle in autonomia, anche se voi gli dite di no. Alcune le fa dopo poco tempo, alcune le fa dopo tanto tempo, ma comunque più o meno quasi tutte quelle in background che lui riconosce come non necessarie vengono chiuse. Fatto sta che lui è veramente un'autonomia eccezionale, è sicuramente il suo punto migliore. Secondariamente abbiamo le prestazioni che appunto il Kirin 810 insieme alle memorie veloci e insieme alla RAM, tutto quanto fa sì che lui abbia delle prestazioni veramente notevoli
Francamente non ci sono grandissime differenze fra questo tipo di telefoni e le prestazioni di top di gamma, a dire la verità. Quindi assolutamente promosso per quanto riguarda anche le prestazioni. Altro fattore in cui è sicuramente promosso è la ricezione. Come la tradizione Huawei, le antenne, i modem di questo telefono funzionano veramente molto bene e hanno una ricezione veramente ottima. Ci sentiamo di dire che è superiore alla media degli smartphone della stessa fascia e va probabilmente ad attaccare anche la qualità di ricezione anche di molti smartphone di fascia top, secondo noi. Ultimo, ma non ultimo, qualità fotografica. Lui, anche senza stabilizzazione, scatta bene. Scatta bene anche di notte, con poca luce. Lui fa degli scatti che sono soddisfacenti. Quando entra, diciamo, in funzione la modalità notturna che aumenta il tempo di scatto, vi dice di stare fermi per qualche secondo, lui scatta, mi sembra aver capito che scatti molte foto a esposizione diversa e poi le ricombina per creare la foto ottimale. Quando scatta in questa modalità scatta veramente bene, quando magari c'è poca luce, questa modalità non viene attivata oppure non la forzate voi, allora chiaramente i limiti si vedono, però comunque anche in quelle situazioni rimane in linea con le prestazioni di medio gamma. Quando invece appunto entra questa modalità notte, tra virgolette, che usa lui, invece la qualità aumenta molto e va a sfiorare secondo noi la qualità delle foto notturne che si può trovare su alcuni top di gamma. Di giorno fa delle buone luci, delle buone foto quando c'è buona luce e niente. Questo direi che per quanto riguarda i pregi abbiamo finito e non sono pochi: autonomia, prestazioni, ricezione e foto, cioè insomma, le cose più importanti, diciamo. Passiamo invece ai difetti, che i difetti purtroppo, nonostante i grandi pregi, importanti pregi, purtroppo ammazzano completamente la valutazione di questo terminale. E poi i difetti non sono neanche gravissimi, tranne uno. Sostanzialmente riducono a una registrazione video che non è all'altezza, perché il Kirin 810 sicuramente è un processore che supporta una registrazione anche a 60 frame per secondo, 4, non dico 4K, però almeno 60 fps, Full HD. Invece lui registra solamente in 1080p a 30 fps, sia con la posteriore sia con l'anteriore, e non è stabilizzato, quindi i video non vengono molto bene. In movimento sono molto tremolanti e poco utilizzabili. E anche da fermi vengono abbastanza bene quando c'è buona luce, quando c'è un bel tempo. Quando le condizioni meteorologiche cominciano a peggiorare, peggiorano sensibilmente anche le prestazioni della registrazione video. La fotocamera frontale pecca anche nella gestione dell'HDR, forse non lo gestisce nemmeno e infatti tende a bruciare molto lo sfondo. Quando c'è tanta luce, il cielo viene fuori quasi sempre bruciato. Un altro difetto che abbiamo riscontrato è la ricezione delle notifiche, per cui non ha il LED di notifica, non ha l'Always On Display e per qualche motivo le notifiche a noi ce ne arrivano poche, alcune volte non arrivano e non sappiamo se questo è dovuto a un problema del telefono, alla ricezione no perché prende benissimo, oppure al fatto che, non so, mancando i servizi di Google, questo possa inficiare un po' la ricezione anche delle notifiche. Comunque questo è un difetto. Abbiamo fatto fatiche con le notifiche. Altro difetto è l'Emotion UI, che a noi come software, come sistema operativo, non ci convince ancora, nel senso che è un po' migliorato. Abbiamo sentito decantare un sacco di lodi della nuova Emotion UI rispetto a quelle vecchie, ma in realtà ci sembra sempre uguale. Hanno migliorato qualcosina, hanno ottimizzato un po' qualche menu, però ci sembra ancora un po' troppo macchinosa, non come pesantezza, perché è fluidissimo, ma come gestione, organizzazione dei menu, magari ci sono troppe funzioni dove non servono e poche dove servono, insomma ci sembra ancora un sistema operativo da ottimizzare e molto migliorabile. Ultimo difetto, il design e l'ergonomia, perché veramente il design è soggettivo, a noi non è piaciuto per niente, è anonimo, non dice niente, a parte questa bella colorazione rosa Sakura Pink, che è la migliore delle tre disponibili, però poi anche l'ergonomia, lui è un telefono
abbastanza cicciotto, cioè abbastanza spesso, cioè dà la sensazione di essere spesso, largo e anche abbastanza pesante, anche se di fatto non è più largo, più spesso, più pesante di tanti altri, però ha un insieme di scelte, di costruttive, di design che fanno sì che non si tenga tanto bene in mano, un po' fastidioso, insomma un po' cicciottone, no? Non ci è piaciuto sotto questo punto di vista. Ma tutti questi difetti scompaiono, cioè diventano microscopici rispetto all'assenza dei servizi Google. Allora, come abbiamo visto, molte cose, molte mancanze si possono ovviare in altri modi. Quindi, quando va bene, potete scaricare da store alternativi che non sono il Play Store. Quando va un po' meno bene, potete usare la versione web. Alcune cose proprio non vanno, ci sono tanti escamotage per fare quello che fate di solito, magari usando anche applicazioni diverse da quello che fate di solito, però ci chiediamo, con tutta la scelta che c'è oggi anche nella sua fascia di prezzo, cioè attorno ai 300 euro, 250 euro, ci sono talmente tanti telefoni che non obbligano ad avere questo gravissimo compromesso che francamente è difficile consigliare un telefono del genere, perché è vero che voi potete in qualche maniera arrabattarvi e risolvere il 90-85% delle problematiche causate dall'assenza dei servizi di Google, però perché farlo? Nel senso, non c'è un motivo valido tale per cui lui debba essere se talmente migliore rispetto agli altri da giustificare il suo acquisto anche senza servizi di Google. Ecco, cioè piuttosto potete optare, se proprio vi piace Huawei, prendete un Nova 5T o un Honor 20, che sono identici tra di loro, che hanno un Kirin 980 che è anche un processore migliore di questo, anche se del top di gamma, insomma è dell'anno scorso, però avete i servizi Google. Il prezzo attorno ai 300 euro, sono due telefoni più vecchi di 3 mesi, sono praticamente nuovi, sono di fine 2019, però offrono un'esperienza d'uso totalmente diversa, totalmente migliore, anche rimanendo in casa Huawei. Quindi niente ragazzi, alla somma di tutto, anche se avesse avuto più pregi e meno difetti, questo fatto dell'assenza dei servizi Google secondo noi castra totalmente il terminale, anche perché, come dicevo, in casa Huawei ci sono alternative migliori allo stesso prezzo. Quindi è un buon telefono, fa tutto bene, praticamente tutto bene, ha un buon prezzo se avesse avuto i servizi Google. Senza, purtroppo, non ci sentiamo di consigliarvelo, anche con i regali che vi danno non ci sentiamo di consigliarvi di acquistare questo telefono, purtroppo. Per questa recensione è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e niente, poi noi ci rivedremo al prossimo video, non sappiamo ancora quale telefono, intanto stiamo già, come vi ho detto, lavorando a una nuova serie di video relativa al gameplay di videogiochi, quindi se voi volete vedere uno scarsone che gioca dei videogiochi anche un po' strani senza sapere neanche da che parte è girato, eccomi qua. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao!